bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sanità e Benessere Oggi. In questa puntata ci occuperemo di talassemia ed emoglobinopatie. Cercheremo un po' di fare il punto sulle prospettive di cura con la terapia genica. Ovviamente tanti temi che affronteremo e parleremo, dicevamo, anche delle prospettive di cura con la terapia genica, soprattutto quella che si sta mettendo a punto negli Stati Uniti da due ricercatori italiani del Children's Hospital di Philadelphia, che sentiremo durante questa trasmissione. Però presento subito gli ospiti che sono presenti in studio. Partiamo dal direttore del Day Hospital dei Talassemici Sant'Anna di Ferrara, la dottoressa Maria Rita Gamberini, ben ritrovata. Grazie, buonasera. Tra l'altro lei dirige, ricordiamo, un centro che è anche hub regionale, insomma, dell'Emilia Romagna. Saluto la professoressa Maria Rosaria Ambrosio, endocrinologa e di endocrinologia di malattie del ricambio, benvenuta. Buonasera a tutti, dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara, e sempre dell'azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna di Ferrara, il professor Matteo Bertini, cardiologo. Con lei affronteremo naturalmente le tematiche legate alle patologie per i pazienti affetti da talassemia. Allora io partirei subito. Benvenuto. Partirei subito dalla dottoressa Gamberini. Allora, dottoressa, con lei abbiamo fatto diverse trasmissioni, insomma ci siamo spesso confrontati, no? Sul DHT, che è diventato veramente un centro non solo importante per la provincia di Ferrara e non solo per la regione Emilia-Romagna, ma veramente un centro importante per tutto il territorio nazionale. In tanti arrivano da diverse regioni per farsi curare qua a Ferrara, lo ricorderemo. Sì, guardi, a questo proposito la informo che dovrà aggiungere un titolo al nostro Day Hospital nelle prossime presentazioni, e che è quello di che siamo diventati, abbiamo proprio superato quest'anno l'approvazione, insomma abbiamo l'approvazione come centro ERN, quindi delle reti delle malattie rare europee. Quindi questo c'è stata una verifica sul nostro centro che è stata molto puntigliosa e dettagliata. L'abbiamo superata insieme al reparto di ematologia di Ferrara, e quindi ai nostri titoli deve aggiungere anche centro ERN europeo. E noi lo faremo naturalmente molto volentieri, perché credo che insomma sia un obiettivo meritato. Allora facciamo il punto rispetto a questo DHT, dando anche dei numeri per spiegare ancora a chi non lo conosce di che cosa si occupa, quanti pazienti sono, cosa succede in questo DHT. Diciamo che questo è un centro storico nella nostra area per la cura della talassemia. Un unico cenno storico è quello del professor Ortolani, del professor Vullo, del professor De Santi, che hanno preceduto la direzione di questo centro. Noi attualmente seguiamo 250 pazienti con talassemia e circa una trentina di pazienti che sono affetti da drepanocitosi. Questa è una novità, diciamo, nel nostro ambito, perché sono una serie di pazienti che si sono accumulati negli ultimi anni come effetto della migrazione. Sono in gran parte non ferraresi, perché la drepanocitosi non è una patologia del nostro territorio, ma è un effetto delle migrazioni che si sono verificate in questi anni. Certo, per cui ci stiamo, diciamo, anche dedicando a questo tipo di patologia. Nel complesso, dicevo che noi seguiamo pazienti prevalentemente adulti. Abbiamo un 10% circa di pazienti che sono in età pediatrica, e ai 250 di cui vi accennavo prima abbiamo una richiesta di consulenze che vengono dalla regione e anche da fuori regione. In un anno vediamo circa 100 pazienti che vengono da noi per una messa a punto della loro patologia, sia per quanto riguarda la terapia trasfusionale, la terapia chelante, ma anche per sentire l'opinione dei nostri specialisti relativamente ai problemi cardiologici e ai problemi endocrinologici. Allora, un lavoro che naturalmente il DHT sta portando avanti grazie alla multidisciplinarietà. Ne abbiamo parlato tante volte, significa un lavoro di squadra, un lavoro di team. Non a caso noi qua abbiamo un esperto in endocrinologia, un esperto in cardiologia. Professoressa, partiamo subito da lei e ci parli un po' di questi percorsi che fate insieme al DHT, no? Gli esami, le terapie che lei utilizza, insomma, servono per trattare i pazienti, sia maschi che femmine.
Sì, noi collaboriamo con, io personalmente collaboro con la dottoressa Gamberini ormai da un po' di anni e nell'ambito, diciamo, di questa collaborazione si è concretizzato un protocollo, se vogliamo chiamarlo così, in cui abbiamo definito insieme quelli che sono gli esami ormonali che i pazienti devono fare e anche gli esami strumentali. Esami ormonali che sono fatti spesso anche come screening, perché spesso le patologie endocrine possono essere misconosciute. Spesso i sintomi si sovrappongono a quelli della malattia di base e quindi è necessario proprio alcune volte ricercarle le patologie endocrine. Quindi esiste uno screening che viene, si programma, è stato programmato questa valutazione annuale. E poi io personalmente mi reco in DHT. Sì. Per le consulenze, per le visite e valutiamo gli esami e decidiamo se ci sono diciamo, situazioni da trattare o meno. La possibilità di andare in DHT l'abbiamo trovata un'opzione molto vantaggiosa perché ci permette di discutere insieme. Il quadro clinico del paziente, quindi se c'è necessità di confrontarci lo facciamo in tempo reale e porta dei vantaggi anche perché il paziente è visto nel suo contesto, non viene spostato in un altro reparto e quindi questo è molto, sicuramente molto vantaggioso. E io adesso infatti aggiungo anche la cardiologia perché naturalmente stiamo proprio parlando in questo ambito, no, più ampio e volevo coinvolgere il professor Bertini, lei comunque lo ribadiamo, lei è un aritmologo, se non mi sbaglio, ecco, però le sue competenze le applica proprio in situazioni come quelle legate ai pazienti affetti, no? Esatto. Da talassemie, ma anche in situazioni specifiche, anche invasive, chirurgiche, così? È così, anche noi è già qualche anno che collaboriamo con il gruppo della dottoressa Gamberini. Noi diciamo, valutiamo questa tipologia di pazienti e nel paziente talassemico il cuore può essere affetto principalmente in due modi diversi o può evolvere verso quello che è uno scompenso cardiaco e fortunatamente oggi sono sempre più rari questi casi grazie anche alla terapia chelante del ferro, a tutte le innovazioni che negli anni sono state un grosso vantaggio per questi pazienti, mentre cominciano invece ad aumentare quelli che sono i problemi aritmici, i problemi legati ad aritmie che possono essere diverse tra di loro, ci possono essere delle aritmie benigne ma molto fastidiose, di conseguenza il paziente può essere semplicemente rassicurato oppure il paziente deve essere trattato con qualche farmaco specifico. Oppure, come ha accennato lei prima, può andare incontro a quelli che sono dei trattamenti chirurgici di queste aritmie che oggigiorno sono molto estesi, molto diffusi e devo dire grazie alla tecnologia che è migliorata molto negli ultimi 5-10 anni sono anche molto sicuri ed efficaci. Non solo magari per i pazienti talassemici, direi. Non anche solo per i pazienti talassemici, però non devono essere negati ai pazienti certo, talassemici, ne hanno pari diritto come gli altri pazienti. Perché possono essere terapie che migliorano soprattutto la loro qualità di vita. Ecco, allora, abbiamo detto all'inizio della trasmissione che vi avremmo parlato un po' anche delle prospettive di cura e vogliamo entrare proprio in una di queste per parlare di terapia genica, soprattutto quella che stanno mettendo appunto negli Stati Uniti due ricercatori italiani presso il Children's Hospital di Philadelphia. Si tratta del professor Rivella, del Stefano Rivella e della professoressa Laura Breda. Noi adesso li sentiamo perché li abbiamo contattati, li sentiremo insomma in diverse occasioni durante questa puntata. Allora sentiamo subito il professor Rivella che ci parla del centro di Philadelphia, subito dopo la professoressa Breda che ci parla del lavoro di ricerca su questa terapia genica che stanno mettendo appunto i due ricercatori e sulla quale naturalmente molti pazienti talassemici insomma stanno guardando con molta attenzione. Sentiamo. Allora, noi lavoriamo in un centro di ricerca che si chiama Children's Hospital of Philadelphia, viene indicato anche come CHOP e fondamentalmente lavoriamo nel dipartimento di ematologia benigna perché è uno dei pochi centri di ricerca negli Stati Uniti che è dedicato a malattie tipo la talassemia o l'anemia falciforme ed esclude pazienti con forme tumorali che in genere vengono curati in maniera predominante in altri centri. Invece in questo centro
c'è proprio un dipartimento dedicato a questo tipo di pazienti. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo anche deciso di fare un upgrade, come si dice in inglese, cioè di migliorare il modo in cui vengono trattati i pazienti nel nostro dipartimento, per cui abbiamo sviluppato un centro di ricerca che si chiama QRED, che sta per praticamente, è un acronimo, che sta per fondamentalmente un centro di ricerca per la cura delle malattie che hanno a che fare con delle mutazioni nelle cellule rosse. E infatti abbiamo un po' il nome QRED, si può anche leggere come CURE, che fondamentalmente da una parte, se mettiamo l'accento sulla U, diventa un nome che enfatizza il red, quindi le cellule rosse. Se invece cambiamo l'accento, enfatizza la parola cura. E questo centro fondamentalmente ha un ruolo molto, si è sviluppato fondamentalmente per dare un'esperienza clinica ai pazienti più importante, più caratterizzante, nel senso che i pazienti di talassemia quando vengono devono vedere un numero di specialisti, dal cardiologo all'esperto del ferro, all'esperto di un certo numero di caratterizzazioni del paziente. E noi abbiamo quindi un navigator, praticamente una persona che prima che il paziente arrivi al centro organizza già tutto per vedere tutta una serie di specialisti in un giorno solo. Inoltre vengono presentati al paziente le terapie future o quelle che possono essere le clinical trials. Molti di questi vengono fatti qui al CHOP, in maniera che il paziente venga anche venga detto al paziente quali sono le nuove terapie che possono essere efficaci. Di tutto il lavoro preclinico appunto per la terapia genica per la talassemia. All'interno del QRED c'è la possibilità, cioè di questo centro comprensivo per la cura della talassemia, di adottare dei trial clinici che sono già correntemente in atto. Ma il nostro goal è stato quello di portare alla clinica il nostro vettore terapeutico, che è un vettore lentivirale che si chiama ALS20, e stiamo ultimando la parte di ricerca preclinica. Abbiamo già sottomesso un pre-IND o AND, che è un documento che viene richiesto dall'FDA, l'ente americano che corrisponde all'EMA in Europa. E dopodiché, finiti il lavoro preclinico, questo verrà diciamo presentato in un documento finale, che è la IND, che se verrà accettato appunto ci permetterà di iniziare il trial clinico vero e proprio. L'IND verrà sottomesso nella primavera del 2022, con l'aspettativa di poter iniziare nel primo paziente, diciamo nel secondo semestre del 2022. E, per quanto riguarda quindi le aspettative di dell'efficacia e di sicurezza di questo vettore, che sono il goal di questo clinical trial di fase 1 e 2, diciamo, sarà appunto di aspettare almeno 3 mesi dei primi pazienti che verranno iniettati con il prodotto, diciamo, terapeutico che conterrà questo vettore. Per quanto riguarda la nostra aspettativa per la potenzialità terapeutica di questo prodotto, è basato sul fatto che abbiamo pubblicato i dati per questo vettore LS20 su Molecular Therapy quest'anno. E in questo lavoro abbiamo comparato fianco a fianco il nostro vettore con una serie di vettori clinici, diciamo, che sono stati utilizzati con lo stesso tipo di terapia, cioè quella di aggiungere una coppia di beta-globina nelle cellule dei pazienti. In particolare l'abbiamo paragonato, il nostro vettore, a quello di Bluebird Bio, che presenta in clinica, diciamo, il vettore più potente al momento. E nei dati in vivo che abbiamo ottenuto, abbiamo
osservato un incremento emoglobinico del 40% rispetto al vettore bulbarbaio. Quindi questo, in base a questo, la nostra aspettativa è che appunto sia in grado di incrementare la quantità di emoglobina a livelli molto competitivi rispetto al vettore bulbarbaio. Allora, abbiamo insomma cercato di capire un percorso che voi sicuramente, che siete professionisti, avete ben insomma individuato. Allora, partiamo dalla dottoressa Gamberini. Che impressione ha? Poi naturalmente torneremo a sentirli. Diciamo che io sono rimasta molto colpita sia dai livelli di ricerca di questo centro e anche nella prima parte in cui ha parlato il dottor Rivella, il tipo di diciamo di diagnostica e di valutazione complessiva che loro offrono ad un paziente con emoglobinopatia che accede al loro centro e certamente è quello che abbiamo e che stiamo cercando di svolgere anche noi, quindi quello di avere praticamente tanti professionisti, che ciascuno è esperto in un campo specifico, ma che è strettamente coinvolto nella conoscenza della patologia, per cui mette a disposizione, diciamo, la sua conoscenza della loro specifica competenza nell'ambito di un aspetto particolare come la talassemia. Noi non siamo in grado di fare tutto in un giorno, di organizzare, diciamo, tutte le consulenze in un giorno con tanti esperti come ha detto il dottor Rivella. Comunque questo è un ottimo risultato. No, ma infatti noi non volevamo fare un confronto, noi partiamo sì. Da lì, soprattutto anche per le prospettive di lavoro rispetto alla prospettiva della terapia genica. Vedevo tra l'altro che il professor Bertini stava annuendo verso la fine, c'è qualcosa che insomma la colpita rispetto alla spiegazione dei suoi colleghi? No, sicuramente il fatto di ridurre i tempi, cioè prolungare perlomeno la quota di emoglobina a livello sanguigno, può in certo senso rallentare quello che è il cosiddetto circolo ipercinetico, che può essere anche esso stesso un meccanismo per indurre aritmie, quindi può essere indirettamente anche una parziale soluzione per determinati tipi di aritmie, probabilmente quelle più lievi che possono colpire questi pazienti affetti da talassemia. Quali sono quelle che voi applicate, le vostre tecniche innovative o farmaci, insomma, per le aritmie di pazienti o quelle che state insomma sono allo studio? Esatto. Allora, diciamo che dipende dal tipo di aritmia. L'aritmia più frequente in assoluto che affligge appunto i pazienti talassemici è la fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'aritmia che anche nella popolazione generale colpisce una persona su tre dopo i 55 anni, quindi prima o poi nella vita una persona su tre dopo i 55 anni, anche se non ha la talassemia, verrà affetta da questa fibrillazione atriale. E gli ultimi dati su questa aritmia ci dicono che l'ablazione della fibrillazione atriale può ridurre il numero di accessi, di episodi di fibrillazione atriale in modo considerevole, aumentando molto quella che è la qualità di vita di questi pazienti. Professoressa Ambrosio, una battuta anche per lei rispetto al lavoro che hanno spiegato i suoi colleghi, soprattutto ci dica se i pazienti insomma, che lei segue sono insomma, dei bravi pazienti, insomma, che cosa riscontra, soprattutto anche in percentuale, no? Riescono, insomma, se non aderiscono alle terapie. Sì, anch'io, come diceva il professor Bertini, la cura principale della malattia, della talassemia, è sicuramente vantaggiosa per evitare che compaiano complicanze endocrine. Le complicanze endocrine del paziente talassemico prevalentemente sono delle carenze ormonali e noi interveniamo con delle terapie di sostituzione. Interveniamo a curare dando ormoni perché magari il soggetto può essere carente di funzione tiroidea piuttosto che di funzione gonadale. Devo dire che la popolazione che noi seguiamo, ora il professor Bertini faceva cenno anche all'età, sta diventando un'età anche adulta. È importante che facciano la sostituzione, devo dire che i nostri pazienti sono bravi, perché credo che forse un 5, massimo 8% non seguono le nostre indicazioni. Questo è a mio parere perché innanzitutto viene spiegato la motivazione della terapia e quindi l'aderenza aumenta quando il paziente sa perché deve aggiungere ancora un farmaco a quello che magari già prende.
E poi l'altro aspetto importante è anche il rinforzo che viene dato, perché noi vediamo i pazienti una o due volte all'anno, la dottoressa Gamberini e il suo gruppo li vede quotidianamente, quindi ritorna su quelle terapie, quindi questo sicuramente aumenta l'aderenza dei pazienti che fondamentalmente sono bravi. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, restate con noi perché torneremo con la seconda parte per darvi altre informazioni. Restate con noi. Ben ritrovati in studio, continuiamo a parlare di talassemie ed emoglobinopatie. Tra l'altro vorrei ricordare che questa trasmissione è organizzata in collaborazione con l'associazione Alt Rino Vullo di Ferrara, associazione che è nata nel 1974, che ricordiamo è composta di tanti volontari che si impegnano concretamente con informazione e con eventi anche di alto profilo. Ricordo gli ultimi due eventi organizzati a Ferrara a fine settembre, ai quali hanno partecipato insomma istituzioni, persone anche di alto livello come il professor Franco Locatelli, che lo ricordiamo è anche coordinatore del comitato tecnico scientifico, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ma è sempre vicino, sempre stato vicino all'associazione di Ferrara e all'associazione Alto, un'associazione che ricordiamo sede nella consulta regionale del sangue, collabora con le associazioni dei donatori di sangue, Avis, Fidas, Fratres, persone che, lo ricordiamo, con un semplice gesto donano il loro sangue, che è fondamentale per la vita dei pazienti talassemici. Poi torneremo a parlare dell'associazione prima della fine. Adesso io direi, se voi siete d'accordo, torniamo a risentire i nostri ricercatori negli Stati Uniti e sentiamo proprio questo aspetto. Torniamo a parlare della terapia genica e sentiamo la professoressa Breda che ci spiega quali sono i punti di forza eventuali, quali sono le criticità e soprattutto se si può guarire con questa terapia genica. Sentiamo. L'aspettativa è quella, nel senso che la terapia genica è una terapia curativa. Il goal è proprio quello di interrompere la trasfusione di sangue. Quindi questo è il goal del nostro trial clinico, è il punto principale della terapia. In questo senso noi abbiamo lavorato per quasi 20 anni per ottimizzare questo prodotto terapeutico, cercando di potenziare tutti gli elementi che spingono alla espressione della beta globina in modo tale da aumentarla e da massimalizzarla rispetto ai vettori che ci sono in clinica in questo momento. Ovviamente il sistema non è perfetto, nel senso che c'è una serie di interventi importanti a cui il paziente si deve sottomettere per poter ricevere la terapia genica. Prima di tutto il paziente deve sottomettersi alla mobilizzazione delle cellule staminali, poi queste cellule vengono ovviamente manipolate al di fuori del paziente e preservate. Poi il paziente deve sottoporsi a un trattamento per semi-chemoterapico per, diciamo, permettere alle nuove cellule trattate di attecchire nel midollo, e quindi questo ovviamente ha un effetto di tossicità acuta e anche cronica, perché al momento noi per il nostro trial noi utilizzeremo il busulfano, e quindi ovviamente ci sono i rischi associati a questo, quindi non è una terapia perfetta, però è una terapia curativa da questo punto di vista. Ed è l'unica terapia, diciamo, che al momento può garantire questo tipo di risultato, cioè di riuscire a smettere la trasfusione di sangue, e questo è il nostro goal ovviamente. Allora, dottoressa Gamberini. Diciamo che la terapia genica è certamente il futuro della talassemia e della cura della talassemia e delle altre emoglobinopatie. La ricerca, come ci ha spiegato la professoressa Breda, avanza continuamente, mettendo a punto anche dei sistemi molto meno indaginosi di correzione, diciamo, del difetto genetico che sono stati resi possibili dalle tecnologie recenti. Certo, dalla talassemia medica, dalla terapia genica ci aspettiamo, diciamo, la guarigione del paziente e il
Per quanto così, quello che mi interrogo è, e che penso è che non tutti i pazienti potranno diciamo, accedere a queste cure, un po' per legate alle terapie di alle complicanze di base che possono anche rendere non possibile o rischioso questo tipo di intervento. Ad ogni modo, per i pazienti giovani e per i pazienti adulti che sono in buone condizioni generali, è una prospettiva di guarigione molto, molto allettante, insomma, certamente. Professoressa Ambrosio, torniamo al discorso che avevamo iniziato, no, anche nella prima parte della trasmissione, no, l'importanza di lavorare in equip e insieme. Quanto è importante, dal vostro punto di vista, disporre di diagnostiche sofisticate, innovative, per riuscire, insomma, a trarre meglio alcune terapie, anche se per esempio parliamo di fragilità ossea, no, dei pazienti talassemici e quant'altro? Ma è ovvio che per noi è sempre importante disporre di diagnostiche avanzate, questo è vero, insomma, per tutti i pazienti, in particolare poi nella talassemia, perché parlando di fragilità ossea, è una malattia che impatta sull'osso già di base, quindi delle volte la diagnosi non è semplice, non è immediata come nella popolazione non talassemica. Quindi disporre di densitometri, per esempio, che possono darci l'ultima tipologia di densitometro, ci può fornire per esempio un parametro su quella che è la trabecolatura ossea, che è un parametro che sembra essere molto utile proprio nella popolazione talassemica, perché ci dà informazioni su quella che è la struttura ossea, oppure si può rilevare la morfometria vertebrale, quindi magari nel follow up di questi pazienti possiamo anche ridurre altri esami che sono tipo la radiografia della colonna, che sicuramente ci aiutano a decidere il tipo di terapia e anche a valutare gli effetti delle terapie che poi mettiamo in atto. A maggior ragione perché la popolazione talassemica sta diventando adulta. Per fortuna, perché significa funzionano le terapie. Allora, professor Bertini, parliamo dall'endocrinologia, ci spostiamo alla cardiologia, chiaramente la domanda è la stessa, però entrando proprio nello specifico, chi per esempio nel cuore non ha depositi di ferro inizia a soffrire di disturbi aritmici, quali possono essere le cause scatenanti, c'è uno stile di vita che voi consigliate, l'alimentazione che cosa? Allora, sicuramente l'emosiderosi, cioè l'accumulo di ferro all'interno del cuore, non è una condizio sine qua non per avere le aritmie. Le aritmie possono esserci anche in assenza di tale condizione. E in primis ci possono essere delle aritmie che possono essere più legate appunto a un circolo ipercinetico, si dice, a un sangue che corre molto velocemente dentro i vasi sanguigni proprio perché c'è l'anemia. Questo correre veloce dilata alcune sezioni del cuore, in particolare l'atrio destro, dove si possono creare dei circuiti elettrici che possono poi dare fastidio e insorgere. Quando si creano questi circuiti nella parte destra del cuore, in particolare nell'atrio destro, si chiamano di solito aritmie che si chiamano flutter atriali. Queste sono molto diciamo aggredibili con una terapia invasiva come l'ablazione. La terapia invasiva come l'ablazione per un flutter atriale ha un successo che sfiora il 90%, quindi vuol dire essere esenti 9 volte su 10 dall'aritmia dopo aver fatto questo, solo una procedura. Allora, insomma, direi che ci sono dati che sono veramente incoraggianti, ma bisogna sempre migliorare, siamo qua appunto per parlarne. Torniamo a Filadelfia, sentiamo ancora una volta la professoressa Breda perché ci parla della presa in carico del paziente e come viene gestito. Sentiamo. Ci sono circa 125 pazienti talassemici seguiti qui al CHOP. Sono bambini e anche adulti fino all'età circa di 27 anni. C'è qualche paziente ancora seguito oltre i 40 e vengono appunto seguiti regolarmente. Una parte di questi, direi 2/3 di questi, sono dipendenti dalle trasfusioni. E a capo di questo programma c'è la dottoressa Janet Kekoski, che segue, diciamo, che si occupa di questi pazienti, che è responsabile del programma. Come funziona, le chiediamo, anche la gestione della presa in carico? Di come i pazienti vengono trattati? Sì. Diciamo, in questo momento, avendo creato questo
programma ombrella di QRED, appunto come anticipava Stefano prima, tutti i pazienti vengono approcciati con un sistema comprensivo, cioè prima di entrare alla visita successiva gli viene proposto una serie di scelte, una serie di opzioni a seconda che la famiglia e i pazienti siano interessati a una terapia curativa come la terapia genica, piuttosto che nuove terapie, diciamo, che riducono che possono essere sistemi più palliativi, più simili alla trasfusione, diciamo. E appunto viene fatto prendere un appuntamento in modo tale che il paziente spenda una mezza giornata o poco più per vedere tutta una serie di clinici che comprendono non solo l'ematologo, il cardiologo, ma anche nel caso in cui si pensi alla terapia genica, a eventualmente la persona che si occupa della preservazione di uova o di in modo tale da preservare gli organi per un eventuale trapianto e così via. Vengono fatte tutte queste consultazioni. E quindi appunto c'è un team molto, molto grosso, ci sono anche assistenti sociali appunto che seguono il bambino oppure l'adolescente fino agli adulti, in questo stesso sistema, diciamo. Allora, dottoressa Gamberini. Un ottimo spunto, no. Quello che ci ha fornito la dottoressa Breda e che e certamente apprezzo molto, e apprezzo anche l'estensione diciamo dell'offerta curativa che loro offrono anche per esempio alla presenza di uno psicologo o comunque di dell'assistente sociale che cura, diciamo, degli aspetti non prettamente medici ma certamente strettamente collegati alla patologia cronica. Così è molto importante l'aspetto che alle cure tradizionali il paziente sia a conoscenza anche della possibilità di poter partecipare a studi clinici di tipo sperimentale, che possono riguardare le terapie innovative che sono in corso di studio. Noi questo cerchiamo di farlo. I nostri pazienti sono regolarmente informati degli studi clinici a cui partecipiamo e che riguardano in questo momento diciamo due campi nuovi di interesse e di cura della malattia. Uno, si tratta di così molecole che migliorano l'eritropoiesi, e quindi l'obiettivo è sempre quello di ridurre appunto la trasfusione. Il secondo è invece un altro farmaco che, intervenendo sul metabolismo del ferro, influenza comunque la produzione di emoglobina dall'interno, dal paziente stesso, quindi l'effetto finale è sempre quello di possibilmente di ridurre quindi le trasfusioni e di ridurre anche il sovraccarico di ferro. Quindi questo penso sia importante, che ogni paziente abbia la possibilità di essere inserito in uno studio sperimentale. Questa ovviamente è una bella prospettiva e speriamo naturalmente che diventi realtà quanto prima, e immagino che insomma anche con gli amici dell'Altarino Vullo di Ferrara si farà tutto il possibile. Allora io farei così, se voi siete d'accordo. Ritorniamo per l'ultima volta a Filadelfia, sentiamo il professor Rivella, poi andiamo verso la conclusione, cercando proprio di partire dagli spunti che ci sono arrivati per andare proprio in conclusione di questa trasmissione. Sentiamo il professor Rivella, gli abbiamo chiesto che cosa riserva il futuro e che messaggio insomma dare quindi ai pazienti affetti da talassemia, proprio anche alla luce di queste ricerche della terapia genica. Sentiamo che cosa ci dice il professor Rivella. Fondamentalmente direi che la tecnologia sta evolvendo in maniera tale che ci saranno sempre più tecnologie e farmaci e terapie disponibili per i pazienti. Quindi è importante informarsi, è importante aver fiducia nella scienza, che è una cosa che ovviamente sta permettendo e ha permesso, come sappiamo, non solo per la talassemia, di progredire nell'aiutare a prevenire o a curare un sacco di malattie. Giusto per dire,
Quando io ho iniziato a lavorare sulla terapia genica più di 20 anni fa, la maggior parte delle persone dicevano che avrei perso il mio tempo, avrei fatto delle cose inutili, e oggi invece abbiamo un prodotto, non solo il nostro, ce ne sono un certo numero, che sono già riusciti a curare un certo numero di pazienti. Quindi questo è secondo me un messaggio positivo. Come ha detto Laura, giustamente ci sono altre cose da fare, su cui stiamo già lavorando, perché vogliamo che questa terapia diventi... Le due caratteristiche importanti per noi sono, da una parte, generare una terapia, semplificare questa terapia, eliminare, diciamo, quei colli di bottiglia che possono essere la mieloblazione, ma anche il costo. E questi sono elementi che secondo me sono molto importanti, di cui è un argomento di cui bisognerà comunque, bisogna parlare. Un argomento di cui dovremmo fare probabilmente una puntata ad hoc specifica, perché sappiamo che insomma le cure, le terapie dovrebbero essere a disposizione di tutti, nonostante il costo. Allora, andiamo verso la conclusione. Da che partiamo? Vuole partire lei, professoressa Ambrosio? Facciamo un po' il punto. Quello che abbiamo appena sentito è molto importante. Riflettevo che quello che sarà il futuro, diciamo, di questi pazienti, di questa patologia, a cui anche noi ci dobbiamo preparare, perché come specialista riflettevo che se andiamo verso la terapia genica e quindi un miglioramento dell'emoglobinopatia, anche le patologie endocrine cambieranno, e quindi dobbiamo essere pronti a cogliere queste modifiche come specialisti, per poter poi curare sempre al meglio i nostri pazienti. Quindi anche i cardiologi dovranno adattarsi chiaramente alle innovazioni e tutto. Sicuramente, e le innovazioni in cardiologia per fortuna sono tante, nel nostro campo aiutano tantissimo, come dicevo, a essere più precisi e più sicuri nella terapia di queste aritmie che quando sintomatiche e fastidiose e limitano la qualità di vita devono essere trattate allo stesso modo della popolazione generale, anche nei pazienti talassemici, che non devono vedersi negato questo trattamento, anzi magari va fatto in centri un po' più esperti che hanno una discreta casistica. Oggigiorno noi ne abbiamo già fatte un certo numero di ablazioni, nell'ultimo anno solo 4 ai pazienti talassemici, e tutte con un ottimo follow up, che con dei buoni risultati nel follow up. Questo significa che il talassemico si può giovare alla stessa stregua del paziente non talassemico di questo tipo di terapie. Prima di darle la parola volevo sottolineare un aspetto, lo ribadisco, questa trasmissione è stata fatta e realizzata in collaborazione con l'associazione Art Rinovullo di Ferrara, che insomma ormai mi permetto di sottolineare, ormai conosco da tempo questa associazione, la sto seguendo con gli eventi che organizza, ne ho appena citato ma alcuni, proprio gli ultimi in ordine proprio di tempo. Mi permetto proprio di sottolineare l'impegno, che non è mai banale, non è mai superficiale, c'è sempre un'ottima preparazione e soprattutto la volontà di reperire fondi per la ricerca, di reperire fondi per i bandi da mettere a disposizione dei nuovi professionisti. Qui abbiamo la dottoressa Gamberini, adesso poi ci arriviamo, perché le nuove generazioni di medici devono prendere in carico queste specialistiche, soprattutto guardando all'innovazione che ci stanno spiegando, che arrivano dagli altri centri di ricerca. Quindi borse per le professioni mediche di giovani ricercatori, che saranno sempre più utili al DHT di Ferrara, hub regionale, lei ha aggiunto prima, di livello anche europeo, che non è importante solo e non è fondamentale solo per Ferrara e la regione, ma ovviamente anche per tutta la nazione. Allora, io mi affido un attimo a lei, perché lei è la storia del DHT. Guardi, io per le conclusioni direi che siamo aperti a tutte queste prospettive future, alle nuove terapie, alle innovazioni, ma penso che il nostro compito sia quello comunque di fare un trattamento ottimale del paziente, in modo tale che poi l'accesso di queste cure lo trovi in una condizione clinica molto buona. E questo mi stavo riferendo anche in questa riflessione ad una paziente che abbiamo avviato la terapia genica dal professor Locatelli, il quale poi ci ha, così quando ci ha restituito la paziente guarita dalla talassemia, si è complimentato con noi per come l'avevamo trattata e che il successo che lui ha avuto
chiaramente dipendeva dalle tecniche e dalle cure che lui ha applicato, ma anche dalle cure che questa paziente ha ricevuto in precedenza. Per quanto riguarda l'aspetto diciamo di tipo culturale, per quanto riguarda le nuove generazioni e i nuovi medici che si occuperanno di questa patologia, è un aspetto molto importante a cui credo che... Che caratteristiche bisogna avere per occuparsi di questa patologia? Le chiedo, non lo so, proprio, è una specie di amore a prima vista, non so come dire, è una specie di passione che il medico acquisisce, ma che può acquisire se incontra la patologia. Quindi vuol dire se nel suo programma di studi sia universitari che specialistici ha la possibilità di venire a contatto con, diciamo in questo caso, con l'emoglobinopatia e con il day hospital della talassemia. Quindi io incoraggio e desidererei molto che ci fossero specializzandi della pediatria, della medicina interna che potessero frequentare il nostro reparto per avere delle forze giovani e che potrebbero avere un amore a prima vista, così come ho avuto io da specializzanda di pediatria. Allora, questo naturalmente è l'appello finale con il quale vogliamo chiudere questa trasmissione. Ringraziamo naturalmente tutti i nostri ospiti, ringraziamo naturalmente i contributi dei ricercatori che appunto hanno spiegato che cosa sta succedendo in questo centro importante di Filadelfia, e speriamo di avervi dato qualche risposta in più, soprattutto per chi è affetto da questa patologia. Ringraziamo ancora l'associazione Alter Rinovullo di Ferrara, ringrazio tutti voi, grazie, arrivederci alla prossima puntata.